Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti. Vorrei aprire, chiedo ai consiglieri gentilmente di prendere posto e lascio la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Presente. Allora, possiamo aprire la seduta con 16 presenti, 8 assenti più la Presidente, ci sono due consiglieri giustificati e sono Ferrauto Marco e Tosatti Eugenio. Allora, gli scrutatori di oggi sono Carlone, Pompei, Alabiso. Allora, iniziamo subito e oggi ci sono quattro punti. Il primo è la proposta di deliberazione avente ad oggetto l'istituzione del registro municipale dei negozi storici e attività storiche. Lascerei la parola al relatore, consigliera Tripputi. Vediamo. Grazie Presidente, consiglieri buonasera. Questa proposta di deliberazione ha avuto un iter molto lungo per le numerose modifiche apportate in sede di commissione, scaturite da frequenti confronti con gli uffici dipartimentali del commercio, della comunicazione e i nostri uffici municipali. Abbiamo avuto i preziosi suggerimenti anche dal direttore dottor Marcello Menichini e quindi un ringraziamento a tutti per il grande supporto offerto alla Commissione Commercio, che mi permetto di esprimerlo anche a nome dei commissari tutti. Ringrazio tutti quei commissari che con grande passione e impegno hanno contribuito alla stesura della proposta di deliberazione. Ma veniamo alla genesi. La genesi di questa proposta nasce da audizioni in sede di commissione con numerosi commercianti che lamentavano di non essere attenzionati dall'amministrazione, atteso il periodo purtroppo lungo della crisi che sta causando chiusure di numerose attività commerciali nel nostro territorio. L'attenzione della commissione si è concentrata subito su quelle vie più commerciali, via Mario Menghini, viale Don Bosco, via Tuscolana, via Appia e altre vie. Si è considerato che poco si può fare a livello municipale, ma sicuramente si può esercitare un'azione di stimolo mediante l'istituzione di un registro di quei negozi storici e attività storiche che dopo numerosi anni sono costretti a tirar giù le serrande e chiudere un'attività a volte tramandata dai genitori e un tempo importante nel tessuto economico del territorio. L'istituzione del registro municipale ha la funzione di raccogliere le adesioni degli esercenti commerciali ai quali sarà riconosciuto lo stato di negozio storico con almeno 50 anni di attività o attività storica minimo 30 anni di attività e sarà pubblicato sul sito municipale correlato di foto.
Questo è un passo importante in quanto da qui possiamo partire per rilanciare il commercio locale e salvaguardare quelle attività che hanno fatto la storia economica e culturale del nostro territorio. Veniamo al dispositivo della delibera. Di istituire il registro dei negozi storici e attività storiche con almeno 50 anni di attività commerciale e artigianale oppure almeno 30 anni in settori merceologici non esistenti 50 anni fa e che presentino elementi di particolare pregio degli arredi e stigliature o di particolare interesse culturale e storico. Di approvare il regolamento A di questa proposta di deliberazione, di dare mandato agli uffici di predisporre ogni atto propedeutico ai fini di consentire l'iscrizione al registro municipale, di dare mandato agli uffici di provvedere alla pubblicazione sul portale municipale del registro contenente intestatario esercizio e o denominazione sull'insegna, indirizzo e fotografia, di dare mandato agli uffici al rilascio di un attestato che sancisca lo stato di negozio storico e attività storica. Il regolamento in esso contenuto è composto da 16 articoli, prevedendo una commissione esaminatrice e i suoi compiti, composta da dirigente unità amministrativa o suo delegato, un funzionario amministrativo e un funzionario tecnico e almeno due rappresentanti delle associazioni di categoria senza diritto di voto, iniziative promozionali volte ad aumentare la conoscibilità dell'attività, a migliorarne la visibilità e l'accesso, vigilanza e controlli, creazione di reti fra attività commerciali storiche al fine di rilanciare il commercio e valorizzare il territorio. Tutte le iniziative saranno implementate attraverso la creazione di percorsi commerciali turistici mirati, campagna comunicativa dedicata. Grazie. Ci sono interventi? Ci sono interventi? No. Se non ci sono interventi, allora le lascio la parola per la conclusione, consigliera Tripputi. Grazie Presidente. La valorizzazione commerciale del territorio deve inserirsi in un più ampio processo di rivitalizzazione nell'ambito di un progetto coerente con diversi elementi, quali l'assetto urbanistico e ambientale, la presenza di monumenti e memorie storiche, le attività artigianali e culturali. Insomma, i negozi storici e le attività storiche debbono rientrare a pieno titolo nella promozione dei circuiti culturali e turistici. Gli esercizi di vicinato, pubblici esercizi e laboratori artigianali devono essere salvaguardati tenendo conto della loro caratterizzazione antica e tradizionale. Devono essere premiati e incoraggiati gli esercenti operanti nel territorio municipale che, resistendo alle pressanti concorrenze delle grandi distribuzioni, sono ancora presenti nel nostro territorio, trasmettendo alle nuove generazioni un patrimonio di esperienza e valori imprenditoriali. L'istituzione del registro municipale deve avere come fine risalto e sviluppo della qualità e competenza della cultura d'impresa, promuovere l'importanza di tali esperienze, quali valori portanti della città di Roma e delle sue periferie. Ricordo, le periferie fanno comunque parte della città e quindi vanno valorizzate. E tutti noi siamo ben consapevoli che viviamo un momento molto particolare. Il commercio in se stesso sta velocemente subendo dei mutamenti. Auspico quindi che si possa camminare insieme, cittadini, imprenditori e istituzioni, per riprendere in mano il presente e mettere in moto la creatività che ha sempre caratterizzato questo settore. Sappiamo tutti che ci vorrebbe molto di più, ma almeno possiamo cominciare da qui. Grazie. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, allora andiamo direttamente in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'immediata esecutività. Sì. Allora, il Consiglio approva la delibera con 14 voti favorevoli e 2 astenuti.
Votiamo ora per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Concessa. Passiamo al punto numero 2. Abbiamo la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa consiliare a firma dei consiglieri Ficcardi, Angelucci e Paciocco, modifica il regolamento dei servizi, misure di interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità. Lascio la parola al relatore. Chi vuole? Chi interviene? Non c'è nessuno. No, Luigi non ci stanno neanche oggi. Mi perdoni, Presidente. Sì. Ma perfetto. I vigili non ci sono neppure oggi. È successo già? Sì. Allora sì, direi sì, fermiamoci qui. Invito tutti alla tolleranza. Immagino che nessuno oggi voglia, diciamo, compiere atti di violenza o tirarsi sedie, quindi io direi di andare avanti. Se poi vediamo che ce n'è la necessità, io spero che non ce ne sia, sospenderemo, ma addirittura non tenere un consiglio perché i vigili non si sono presentati a me sembra, diciamo, eccessivo. Quindi riprendiamo assolutamente il consiglio, grazie. Allora, eravamo rimasti alla relazione sul punto numero 2. Chi vuole relazionare? Consigliere Giannone. Sì, grazie Presidente. La proposta di deliberazione che è stata discussa in commissioni congiunte terza e quarta sostanzialmente è una proposta di modifica di due articoli dell'attuale regolamento del servizio di mobilità individuale per le persone con disabilità. Estende in alcune parti l'utilizzo dei requisiti di ammissione. Nella precedente versione erano, diciamo, si è verificato in sede di attuazione che i requisiti erano un po' troppo stringenti e quindi è stato riscritto l'articolo 3, mentre anche l'attribuzione dei punteggi è stata, l'articolo 5 è stato leggermente modificato per permettere, diciamo così, l'ampliamento della platea di utilizzatori. Questo per mettere a punto, ricordiamo che il regolamento che ricordiamo è stato di recente approvato e quindi... Si potrebbe fare un po' di silenzio perché dietro questi atti c'è molto lavoro, quindi se possibilmente invece di dialogare così ci si mettesse anche un po' di rispetto. Cerchiamo di fare un silenzio. Grazie consigliera, grazie Presidente. Pertanto diciamo, è stata discussa questa modifica ed è stato dato comunque un parere favorevole, visto che sono due interventi su due articoli che aumentano, migliorano la fruizione del regolamento stesso e aumentano la platea dei partecipanti. Grazie. Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono interventi, io lascio la parola al relatore per un ultimo intervento se ce n'è bisogno, altrimenti andiamo in votazione. Ci sono dichiarazioni di voto? Non c'è bisogno, grazie. Allora, intanto informo che i vigili a breve arriveranno, quindi se facciamo un po' più di ordine, di silenzio, grazie. Dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, a questo punto andiamo direttamente in votazione. Io ricordo che il parere sull'espressione è favorevole. Eccolo qua. È favorevole.
Chi è favorevole alla delibera con parere favorevole? Contrari? Astenuti? Adesso mi sono scordata. Allora, sono 14 voti favorevoli e 2 astenuti. Io intanto vorrei sostituire anche il consigliere. 3 astenuti? Ok, non è più presente il consigliere Carlone, quindi lo sostituiamo col consigliere Gugliotta come scrutatore. Sì, andiamo avanti col punto successivo. E il punto successivo è la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa consiliare a firma dei consiglieri Sturni, Diaco, Ficcardi, Pacetti, Agnello, Calabrese, Terranova, Iorio, Coia, Vivarelli, Di Palma, decentramento del verde ai municipi di Roma Capitale. Chi vuole relazionare? Sì, consigliere Pompei. Grazie Presidente. No, noi abbiamo, è stata esaminata questa proposta sia in sesta commissione che in terza e per la verità, come posso dire, si capisce che è un indirizzo praticamente mancando dei pareri tecnici, vedendolo come indirizzo politico, comunque ci ha creato delle perplessità, questa è la sostanza delle cose. Perplessità perché? Perché in realtà che cosa dice? I municipi possono a un certo punto intervenire nella programmazione con fare dei progetti, però concordando dei progetti per la sistemazione delle aree verdi, però concordando con il Dipartimento, con la struttura centrale, quali municipi, quali risorse gli sarebbero poi assegnate per la realizzazione di questi interventi. In realtà, peraltro, la norma, questo indirizzo si cala in un quadro normativo che è già definito dall'articolo mi pare 40, chiedo scusa, non me lo ricordo, dall'articolo 69 del decentramento amministrativo, laddove è previsto che in effetti per le aree fino a 20.000 metri quadri, e apro parentesi e la chiudo, il nostro municipio non ha aree superiori a 20.000 metri quadri che non siano parchi, quindi a un certo punto la norma non ci riguarderebbe direttamente, e già è previsto che i municipi possono interloquire, presentare progetti eccetera, anzi questa norma è stata in qualche modo poi, come posso dire, aggiornata con il decentramento delle aree verdi inferiore ai 5.000 metri quadri, laddove in maniera molto, molto concreta è stabilito che negli accordi, chiedo scusa, prendo anche qui la norma, eccolo, per le aree verdi c'è da assegnare, dove si prevedeva in questa assegnazione comunque di assegnare ai municipi le necessarie risorse economico-finanziarie, umane e strumentali da determinare nelle successive deliberazioni e determinazioni dei dipartimenti funzionalmente competenti. Anche per la verità, anche nella proposta di delibera che adesso stiamo esaminando, data questa facoltà ai municipi di indicare le aree su cui intervenire, però d'altra parte dice ai municipi sono proposte le possibili assegnazioni di risorse disponibili, per cui diciamo che la norma non ci siamo potuti esprimere in quanto era praticamente soltanto un indirizzo generale, peraltro che non riguardava direttamente il nostro municipio e lasciava aperte tutta una serie di questioni su cui purtroppo sarebbero indispensabili i pareri tecnici degli uffici. Tutto qui, quindi questo è il quadro della situazione. Nessuna delle due commissioni si è espressa in maniera favorevole o contraria. Per ora ho finito, poi eventualmente. Grazie.
ci sono altri interventi? Io ricordo che quest'atto è arrivato in consiglio senza parere. Sto guardando adesso anche con l'ufficio consiglio, perché la commissione sesta non si è espressa e la commissione terza si è astenuta, quindi capiremo poi nel corso della discussione, come il direttore ci aveva già detto altre volte, qual è il segno che vogliamo dare, che l'assemblea pensa di dare a quest'atto a maggioranza, e poi voteremo. Sì, ci sono altri interventi? Toti. Consigliere Toti. Sì, ricordo bene la discussione in commissione, c'è stata l'astensione, però io ho votato contro, c'è stata l'astensione di 5 Stelle e del PD. Io mi sono espresso contrario proprio perché è nuovamente una presa in giro questa nei confronti del decentramento. Ha fatto bene 5 Stelle del municipio a ribellarsi a questo astenendosi nella dichiarazione, proprio perché stiamo parlando di una delibera che dice decentramento del verde, quando decentramento non c'è. Allora, ecco perché dico, stendiamo un velo pietoso rispetto a questo discorso, e nuovamente vedo che dal livello cittadino, cioè dal Consiglio Comunale, dal Movimento 5 Stelle, del Comune di Roma, c'è un atteggiamento grave nei confronti del decentramento, perché come ho detto parla di decentramento e non da decentramento, perciò una presa in giro, e io penso che rispetto a questo veramente un velo pietoso, tant'è che come ho detto i 5 Stelle si sono astenuti e non hanno votato a favore di una delibera fatta da loro colleghi in Consiglio Comunale. Altri interventi? Consigliere Giuliano. Sì, è sempre meglio, cara Presidente, ribadire certi posizionamenti. Quindi al di là del fatto che si può fare più o meno una chiacchierata in consiglio e fare un po', diciamo, di rumore, quello che però secondo me serve dalla parte di chi assume una posizione politica è una strategia ben chiara. Quindi effettivamente, come diceva il collega che mi ha preceduto, non c'è stato un posizionamento da parte di questa maggioranza atta ad dare un segnale forte. Probabilmente forse ve capite fra, come si dice, fra collegamenti, quindi consiglieri comunali e municipali, che un'astensione significa che qualcosa non va bene. Forse è un modus per parlarsi e, come si dice, dire la stessa cosa, però noi che siamo da quest'altra parte logicamente siamo più liberi, diciamo così, di interpretare e di dare un giudizio senza pensiero, diciamo, alcuno, cioè senza condizionamento, e quindi non possiamo dire che va bene, perché ancora stiamo nella condizione che Roma Capitale non ha le idee chiare di come poter agire, intervenire, coordinare, programmare tutto quello che serve per le aree verdi. Ora c'è una persona che appunto simpaticamente mi fa, quando la incontro, no? E si parla di alcune cose, simpaticamente in romano dice Dio in faccia, no? Quindi, come per dire, ditelo in faccia direttamente al comune che non va bene questa storia. Perché? Perché noi siamo il municipio, questa battuta la dedico al centro anziani della Torretta, perché deriva da là, ma dite io in faccia il fatto che comunque sia voi siete, no? E noi vi abbiamo dato supporto sul decentramento, fautori di un'azione ben precisa. Quindi non vi fate prendere, come si dice, la sete dal prosciutto, no? Cioè non me la fate passare, perché tanto non mi passerà mai se vi mangiate il prosciutto, nel senso che continuate ad avere una linea nei confronti di Roma Capitale decisa, ampia, chiara. Quindi l'astensione è un palliativo, fate vedere che avete idee chiare, perché ce le avete avute su questo passaggio a livello municipale, in più atti e anche nei confronti del comune, lo si vede in commissione, su alcuni passaggi c'è la volontà politica di dire non va bene, vogliamo avere quindi quella autonomia,
vogliamo avere perlomeno un percorso chiaro al quale provare ad agganciarsi. Perché è vero che se non è mai stato fatto nulla di questo ragionamento, da qualche parte si deve iniziare, ma è vero pure che se uno ha una situazione chiara, quindi impostata, poi sarà il municipio in grado di doversi, no, adeguare, collaborare, oppure il municipio che invece perde tempo, ma lì c'è una differenza fra chi fa e chi non fa. Allora, questo municipio, per non entrare nel tecnico, 20.000, 30.000, 5.000 metri quadri, abbiamo la necessità di dover comunque gestire, perché poi il cittadino viene da noi, viene al municipio, che vede appunto le aree non curate, che vede appunto situazioni di degrado, e non sa mai, perché pensa che noi siamo quelli che dobbiamo comunque dare risposte, no? Come gli si fa a spiegare se non abbiamo neanche il mezzo comunicativo facile per dire, no? Uno schema per dire questa è competenza mia, questa è competenza del comune, perché neanche il comune si è organizzato in questo senso, dopo 2 anni e mezzo parlo, eh? Mo questa delibera, questo parere, no? Che noi dobbiamo dare, caschiamo sempre nella tentazione di dire vabbè, ma lo stanno facendo, ok, cioè non va bene, per noi non va bene, no? Quindi non è che ci rimanete male se voi vi siete astenuti e questa parte di opposizione vota contrario, non ci rimanete male, perché sicuramente facciamo forse più bene noi a voi di dire che non vanno bene le cose, che forse voi con un voto d'astensione forse lasciate ancora capire sì potrebbe ma no, non potrebbe, invece se uno bocciava forse la maggiorità l'avevate raggiunta, chiaro? Eravate maggiorenni, adulti, per dire bocciamo sta roba, per i stessi motivi per cui siete astenuti, è la stessa cosa. Quindi che voglio dire, chiudo, non è che questo non si intuisce il lavoro che o la posizione che volete prendere e che avete preso, critica, ci mancherebbe, però ci sono critiche e critiche, ci sono posizionamenti e posizionamenti, a volte bisogna essere chiari per poter essere maggiorenni, per poter dire comunque sono in grado di dover di pensare e dire che non va bene, perché facciamo parte di un municipio che comunque non riesce ad avere risposte, e se questa roba arriva tardiva ci devi dare l'opportunità di poter intervenire, Comune di Roma, chiaro? Quindi è a vantaggio vostro qualunque lamentela che emerge da un'aula consigliare come il settimo municipio. Se ci fosse stato anche il voto negativo vostro avremmo fatto bingo, ma non contro, a vantaggio del territorio, perché probabilmente avrebbero capito che qualcosa non funziona e per avere maggiore forza, ok, avremmo comunque bisogno di sistema, di qualcosa che va a sistema per poter dare un risultato. Quindi sarebbe stato un bene che poi ci tornava, una forza maggiore, una contraddistinguersi di fronte a un meccanismo, come si dice, politico di un certo tipo che sia adeguato a quello che ha trovato. Non va bene, no? Questo era il ragionamento che potevate sfruttare. Però Fratelli d'Italia la mano vada, vota contrario, e così perlomeno potete dire che anche altre forze politiche, no, non hanno condiviso questo tipo di risultato. Grazie. Altri interventi? Ci sono altri interventi? No. Consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Allora, a parte il fatto che stiamo tirando conclusioni senza arrivare al giudizio finale, quindi chi ha detto che uno si astiene? Uno si astiene in commissione per valutare, perché l'argomento è delicato, è uno
lo deve valutare per il bene del cittadino, quindi comunque la valutazione ci deve essere, perché quello che abbiamo detto pure in commissione, che alla fine questa che cos'era? Era una ciliegina, non ci stavano dando la torta. Se con il titolo, con il titolo di decentramento noi ci aspettavamo la torta non ce l'hanno data, ci davano le ciliegine. Come ci siamo accontentati più volte delle ciliegine, questa volta c'era bisogno di un segnale un po' più forte, ma che andasse verso un certo, diciamo, una certa azione che già abbiamo intrapreso in passato su altri atti, quindi non è il fatto di essere maturi o meno, perché abbiamo dimostrato la nostra maturità, l'abbiamo dimostrata più volte. Consigliere Giuliano? Anche andando contro quello che è la nostra stessa linea, quindi voglio dire, quindi la nostra maturità l'abbiamo più volte dimostrata. Il fatto di prenderci del tempo e astenerci è solamente una presa di posizione per poter valutare meglio, ciò non vuol dire che oggi in questa sede noi ci asteniamo, quindi non vuol dire, perché coi se e coi ma non si va da nessuna parte, ok? E siccome siamo stati anche molto concreti tante volte, vi invito ad attendere almeno la fine. Poi, dopodiché, il titolo sicuramente è fuorviante, perché se parliamo di decentramento, è un decentramento all'atto pratico delle competenze di progettazione. Non stiamo parlando di decentramento del verde, quindi sul titolo eventualmente ne potremmo anche discutere, no? Certo è che però ricordo che dei passaggi per arrivare a un decentramento se ne devono fare. Come dico sempre io, per arrivare in America a piedi bisogna fare un passo da un appresso all'altro, però ogni tanto un saltello si può fare, no? Ecco, allora, un saltello si può fare ogni tanto, e per diciamo fare questo saltello c'è bisogno di qualche spinta, e in questo momento noi, come altre volte, stiamo cercando di dare un po' una spintarella, e credo che sia fondamentale. Perché all'atto pratico non ci vogliamo accontentare di quella famosa ciliegina, tutto qua, ma non abbiamo paura di andare anche contro, diciamo, delle linee politiche che riguardano anche noi, come non siamo andati, quindi non siamo andati né da una parte né dall'altra, quindi di fatto l'abbiamo dimostrato e lo vedremo alla fine, grazie. Ci sono altri interventi? Io vorrei che evitasse il dialogo, per favore, grazie. Altri interventi? Consigliere Ciancio. No, anche grazie Presidente, grazie Consigliere, anche io sono alquanto sconcertato da queste modalità di presentare un atto in aula, è una ciliegina, è la torta, vogliamo i confetti, cioè la montagna ha partorito un topolino e tutti quanti non siamo contenti. Ma voglio dire, anche se la maggioranza congiunta periferica di un municipio lontanissimo dal Campidoglio non è contento, io dico la linea è quella, siamo complici di una stessa maggioranza se non si partoriscono i regolamenti adeguati, che poi del resto quello che si partorisce in quest'Aula è ancora peggio di quello che fa il Campidoglio. Io mi riferisco sempre, e Dio ci illumini, sul fatto degli atti che io rivedo, ritrovo fermi perché non sono attuati e restano lì. Oggi ci ritroviamo a respingere, naturalmente io respingo questo regolamento del verde, contento sì delle parole che si dicevano all'inizio, ma non solo di questa giunta pentastellata o di questo consiglio pentastellato, ma di tutte le maggioranze che abbiamo vissuto in Campidoglio, soprattutto quella del verde era un'iniziativa lodevolissima. Perché? Perché sul verde abbiamo parlato della sponsorizzazione sulle rotatorie stradali, perché del verde abbiamo visto che di tutto e di più si può fare sicuramente meglio. Io ritengo che, come dire, ci dovreste pensare proprio oggi, sicuramente molti di voi ci stanno ripensando su quello che sono i processi di governo, cioè non c'è bisogno di andare su Facebook per dire le lezioni su quello che si fa, poi gli atti che si fanno devono essere concreti, reali e precisi.
Non a caso stamattina mi sembra che 14 già stanno passando al gruppo misto di consiglieri, perché già hanno tempestato al tempo dicendo che il gruppo misto potesse essere una bestemmia. Invece oggi stamattina notiamo che molti consiglieri pentastellati, proprio per queste discrezie, non solo, passano da tutt'altra parte. Coraggio, ci vuole coraggio. Quando dicevo dall'inizio che la spinta propulsiva dei 5 Stelle non passa solamente in modo autoritario da consiglieri solitari, passa da una condivisione vera su quello che vogliamo. Quindi la forza in Campidoglio si può trovare se si fa quadrato intorno a un problema, ma non vuol dire solamente che devo firmare tout court, come ho detto già spesso in commissione, firmi, non firmi, sì, no. La partecipazione deve essere reale e concreta rispetto a un'azione che si fa, per quanto devo dire che di atti commestibili ce ne sono stati pochi, partendo già dalla riforma dello statuto che non mi garbava. Quindi io non condivido questa linea, naturalmente non è che mi astengo, ma voto contro, come ritenevo che una maggioranza seria dovesse fare. Grazie Presidente, grazie consigliere. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi io andrei... C'è un intervento? Sì, consigliere Ariano. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Dunque noi, io intervengo anche come Presidente della Commissione Ambiente per cercare di chiarire il fatto che tutto quello che abbiamo approfondito sia in Commissione Sesta sia in Commissione Terza ovviamente è frutto anche del lavoro, quindi dell'analisi degli atti pregressi di questa consigliatura, sia a livello municipale sia ovviamente a livello capitolino. Sì, effettivamente governare una città come questa è molto difficile. Se voi pensate che nonostante sia stata governata benissimo negli anni precedenti, il primo regolamento del verde di Roma Capitale risale a quest'anno, per cui effettivamente ci sono delle cose che forse si notano maggiormente quando magari le cose si prendono in corsa. Per quanto riguarda invece l'atto specifico, partendo da tutta una serie di premesse ovviamente che sono quelle dal nostro punto di vista nei confronti degli atti, noi ci siamo già espressi pochi mesi fa proprio con oggetto il decentramento del verde, con una risoluzione molto chiara, che è la nostra risoluzione numero 9 del 13 settembre del 2018, che aveva proprio ad oggetto la sperimentazione di nuove forme di decentramento amministrativo in attuazione dell'articolo 3,5 del decreto legislativo 156/2010 e dell'articolo 26 dello Statuto di Roma Capitale in termini di attuazione del decentramento del verde. Avendo noi già dato così pochi mesi fa un indirizzo molto chiaro anche alla nostra maggioranza capitolina, riteniamo i contenuti di quest'atto, che se dal titolo del documento possono sembrare in qualche modo onnicomprensivi, ma che poi appunto declinati nel deliberato risultano parziali secondo il nostro punto di vista, appunto di astenerci, quindi abbiamo ritenuto di astenerci in sede di commissione per poi maturare nel corso di questi pochi giorni la decisione da votare serenamente in questa sede. Credo che sia alquanto chiaro che nel momento in cui noi ci esprimiamo come consiglio non possiamo esprimerci in modo con astensione. Le nostre delibere di parere escono con voto favorevole o voto contrario, quindi chi ha più esperienza di noi sicuramente, forse a volte lo dimentichiamo nel dibattito, però chi ha più esperienza di noi dovrebbe ricordarlo, perché ha più esperienza proprio nel rendere pareri nei confronti degli atti che ci vengono inviati sia dalla Giunta Capitolina che appunto dall'Assemblea Capitolina. Pertanto credo che nel nostro comportamento ci sia sempre stata molta chiarezza e noi nelle nostre decisioni non andiamo mai contro nessuno, né contro la maggioranza che può essere la nostra maggioranza, né contro altri
tre forze politiche, la dialettica, finché comunque ha dei toni diciamo urbani, è quella che dà il senso sia della vita quotidiana che della vita politica, per cui noi non facciamo le cose per andare contro, ma per dare spunto e per cercare di migliorare. Quindi questo dovevo dire, grazie. Altri interventi? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Ero indecisa se intervenire, però devo dire che la discussione secondo me si è anche spostata su un piano che non è proprio pertinente, o meglio, poco interessa, immagino, alla città se dei consiglieri di un municipio votano contrari, diciamo, è un po' più da addetti ai lavori. E lo stesso discorso che facciamo tra addetti ai lavori, ci rendiamo anche conto che è imbarazzante dopo, no, 2 anni e mezzo, la correggo consigliere Giuliano, sono 3 anni, che ci troviamo delle proposte fatte da consiglieri comunali che non hanno la minima idea di che cosa accade su Roma e nei territori di Roma. Poi se la maggioranza parla di questo municipio con il gruppo del Movimento 5 Stelle in Assemblea Capitolina, diciamo, è un problema di questa maggioranza. Noi e i cittadini romani in questo momento stanno solo prendendo le scorie di questo non progetto per la città. E io ho partecipato alla commissione sesta in cui si andava in discussione questa proposta, e sono andata, diciamo, con una insolita veste. Ma fammi capire dove io non ho compreso fino in fondo. E ho chiesto al presidente, ai commissari, di darmi delle informazioni in più. In realtà noi usciamo da quella commissione con delle informazioni in meno, tanto che non abbiamo la possibilità di esprimerci, perché, dice il presidente, anche magari un po', poi magari non è prettamente di competenza della sesta commissione, attendiamo quello che discuterà la commissione ambiente, che in realtà è o non è propriamente così, tant'è che io focalizzo la mia diciamo, attenzione su un punto. Partiamo dalla delibera 362 che abbiamo giunta Marino e proponente Stella Marino, proprio sul decentramento del verde. Tutti i commissari presenti sostengono che quella è una buona delibera. Mi permetto di far osservare, attenzione, perché un vulnus che era rimasto dentro quella discussione era proprio il tema delle risorse economiche, perché dare ai municipi un decentramento senza poi sostenerlo di risorse umane e economiche mette i municipi ulteriormente in difficoltà. Ma c'era un lavoro propedeutico importante dentro quella delibera, che invece segnava il segnale importante che si voleva dare alla città. Intanto c'era la divisione per ettari che erano disponibili nei singoli municipi. Quindi niente di nuovo in questa nuova proposta. Intanto c'era una segnalazione importante a dire: non siete delegati alla progettazione e poi arriva il dipartimento che decide se il progetto è buono o no. Questa è l'area, su quest'area intervenite con l'aggravante lì, insomma, noi ci siamo permessi di dire sì, però attenzione, perché quel centro di costo deve essere vero, perché sennò ci mettete a noi in una difficoltà ulteriore. Cosa che manca totalmente qua, che con una, permettetemi dire, diciamo, quasi sembra una, non voglio dire, una presa in giro, ve lo chiamo decentramento, poi però passo per la progettazione, poi però alla fine decido io. Cioè, alla fine, proprio quei dipartimenti che questa maggioranza vuole rivedere nelle competenze e anche nelle sue modalità operative, addirittura definendo le scatole vuote, in cui non si capisce come entrano gli atti, come escono e quale iter seguono, e soprattutto che non ci stanno a sentire, addirittura gli diamo la concessione di decidere su alcuni progetti che fa un municipio. Cioè, non solo non cambia niente,
Peggiora la situazione, perché andiamo ad ingolfare dei sistemi che sono già incrostati, in cui ci sono delle pratiche nei cassetti che non si sa che fine fanno, li andiamo ad ingolfare di ulteriore materiale che nel 90% dei casi non verrà manco mai visto. Quindi, al di là del fatto che mi sembra una mossa abbastanza paraventa, ma ripeto, quello che mi preoccupa, e permettetemi di dire che alla luce delle ultime ore credo che debba preoccupare un po' tutti, ma la città vi ha già dimostrato di essere non solo preoccupata, ma anche fortemente stanca ed arrabbiata, è che queste mossette non vanno da nessuna parte, anzi, inacidiscono ulteriormente le persone. E questa discussione, permettetemi ancora se insisto, è allucinante dopo quello che ci siamo detti un consiglio fa, quando abbiamo così inserito anche la figura, diciamo, noi ci siamo anche presi la solita quantità di insulti la persona che deve stare vicino ai secchi della nettezza urbana, l'eco volontario, che ci deve dire esattamente, ci deve educare a dire dove dobbiamo mettere la nettezza urbana, ok? Allora, dopo quella discussione assurda, che è la terza che mettiamo di fila rispetto a un tema così delicato, oggi giustamente una maggioranza nel corso del tempo si accorge che c'è qualcosa che non va, ma non nella singola proposta, nello schema generale che c'è, che probabilmente anzi non c'è, ma che si vuole camuffare con delle proposte che dimostrano che non c'è un dialogo con i municipi, perché altrimenti una maggioranza non avrebbe proposto una cosa del genere, che conferma delle cose che già ci dice il TUEL, come abbiamo detto in commissione sesta, che non supera quelle impasse che c'erano nella 362, cioè non mi dice da domani, caro municipio settimo, da domani c'è il tuo centro di costo, queste sono le risorse per gli ettari che ti spettano e quindi vai, che è esattamente quello che qualcuno chiede, ma fa una roba tutta confusa, che però dice progettazione, perché oggi la progettazione è una cosa che voglio dire fa figo, insomma, vuoi mettere, no? Cioè, i soldi per la progettazione sì, che poi cosa che mi sono permessa di chiedere, ma noi progettiamo, ma di solito i progettisti si pagano, va bene, lo facciamo fare da risorse interne, ancora questo municipio non ha risorse, ce n'ha poche, ce n'ha sempre, cioè, no, però li aggraviamo, quindi i dipartimenti li graviamo di ulteriore lavoro per aspettare che valutano i nostri progetti, che fanno progettisti che non ci stanno, che probabilmente, come abbiamo visto nell'ultimo bilancio municipale e dove abbiamo ammesso, anzi avete ammesso, che mancano delle risorse e quindi delle risorse, ma non perché non abbiamo risorse economiche, mancano delle risorse di personale specializzate, quindi a volte ci dobbiamo affidare a degli incarichi esterni, cosa che abbiamo fatto in molte occasioni e giustamente l'avete difeso, quindi probabilmente quei costi che l'amministrazione dovrebbe ammortizzare non li ammortizza per niente, perché poi vedrai che molti progetti o verranno fatti da una situazione abbastanza precaria, che è quella che c'è già all'interno del nostro municipio, ma negli altri municipi, con un personale già stanco e affaticato, oppure dovremmo rivolgersi a dei progettisti esterni, quindi con ulteriori carichi a costo della finanza pubblica. Mi spiegate dov'è l'evoluzione e l'obiettivo rivoluzionario di questa proposta? Perché noi ci siamo da una parte presi del tempo per cercare di capire se veniva superata questa impasse, però non è, diciamo, a me non mi convince il fatto che voi vi astenete, noi siamo fortemente preoccupati che per l'ennesima volta una proposta che viene dal centro di questa città, dal governo centrale di questa città, onorevoli di Roma Capitale, dopo tre onorevoli di Roma Capitale, non hanno capito che cosa serve ai municipi, però nel frattempo ci ripropinano e ci ripropongono delle proposte insufficienti e sbagliate, forse non sappiamo più, noi non ve lo diciamo manco più, però la città è veramente stanca. Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi io lascio. Sì, consigliere Rinaldi. Niente, solo una precisazione sul fatto della progettazione, perché come Commissione Lavori Pubblici ovviamente è pane quotidiano il fatto di dover fare i conti con la progettazione. Volevo ricordare che in questo municipio sia sul primo
sul capitolo primo che sul secondo la performance è stata molto alta, per cui sul primo addirittura al 100%, sul secondo 99% non so quanto. Quindi i progetti servono, serve progettare, perché poi quando arriva il momento di fare l'opera o di farla finanziare, noi abbiamo i progetti. Quindi fate un po' da competenti quali siete, i vostri confronti con quanto succedeva prima, con il regime che c'era prima di bilancio, e vedete un po' quali sono stati i risultati di questa amministrazione. Quindi noi progettiamo e pianifichiamo gli interventi sul territorio. Un esempio è quello del marciapiede che stiamo facendo a Ponte Linari. Grazie. Ci sono interventi? Allora, se non ci sono interventi, io passerei alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Sì, consigliere Giuliano. Approfitto per la dichiarazione, Presidente, per cercare di far arrivare un ulteriore messaggio alla maggioranza, visto che la collega Vitrotti, diciamo, è un po' più rigida, no? E dice delle cose un po' più dure. Se invece vi dà fastidio, provo ad addolcirle, ma come si dice, è importante che arrivi il messaggio, quindi vi faccio talmente ovviamente intelligenti che dovete percepire quello che poi è il messaggio politico. Allora, utilizzo questi tre minuti per dire appunto che tra comune e municipi non c'è collegamento, vi siete accorti, colleghi? No, cioè cerchiamo di aiutarci politicamente se vogliamo comunque fare un lavoro. Poi è normale che se questo lavoro lo decidete voi, i meriti sono più i vostri, ci mancherebbe altro, e l'opposizione cerca di darvi un supporto, come questa opposizione, quei Fratelli d'Italia, ha cercato sempre di fare quando c'è riuscita. Quindi se capite che fra comune e municipi non c'è collegamento, se fra dipartimento e politica c'è scollegamento, se capite questo state già un pezzo avanti. Allora, e lo scollegamento è evidente, no? Quindi la colpa non è della politica, d'accordo, sono i dipartimenti che sono ingessati, ma se nessuno si altera, nessuno fa delle azioni evidenti, è normale che questa roba non emerge. Se ce lo diciamo fra di noi è relativo, se invece noi possiamo dire con atti, possiamo dare un'indicazione con l'atto, ok? Oppure con le comunicazioni. Con i comunicati politici, ma se no con un'azione amministrativa, no, un consiglio vota no e ti arriva un qualcosa di ben preciso. Questo municipio, voglio dire, perché a me dispiace, perché anche il lavoro fatto da Fratelli d'Italia in opposizione, cercando di capire sempre, studiare e cercare di arrivare a un punto di positività, se poi viene disperso, perché comunque vi rendete conto che questo municipio si era fatto un biglietto da visita, no? Decente rispetto alla media romana, ma se poi vi fate trascinare giù perché i consiglieri comunali che hanno composto questo parere, Sturni, Diago, Riccardi, che? No, mazza, andate più veloce il cuo orologio, non può essere. Cioè Sturni, Diago, Ficcardi, Pacetti, Agnello, Calabrese, Della Nova, tutti quanti non si sono resi conto, se stando lì dentro nelle commissioni del comune, non si sono resi conto che non c'è collegamento con i dipartimenti. E quindi quando la visionaria Vitrotti dice, no, che comunque dici facciamo decentramento, ma poi mi devi dare il progetto, devi passare per dipartimento, non è che dice una cosa, ragazzi, contro di voi, dice una cosa che è realtà lì. Ma questo non vale solo per questo, vale per anche altri settori, ci rendiamo conto, no? Dove il municipio purtroppo è di riflesso. Allora, siccome c'è 3 minuti, quando ci sono io passano veloci, venite trascinati nel negativo, cioè se non mantenete il vostro trend è un peccato buttare, cioè a mare, a fiume, a lago, utilizzate l'acqua che volete, perché poi vi trascinano giù la condizione generale. Invece devo dire che spesso e volentieri c'è stato il confronto, quindi cerchiamo pure di dare linfa a questa cosa, non vi fate assoggettare, non vi mettete paura, lo dico non perché sia vero, però cercate di essere reattivi, perché
i consiglieri comunali mi sembra strano che non possano fare insieme a voi un ragionamento collegato. Quindi per questo motivo, no? Al di là della sfumatura, che comunque sono convinto che ci mettete la buona volontà, ci mancherebbe altro, no? Non so come dirvelo, però fate ragionamento politico, datemi retta, rendetevi conto che qui stiamo a fare politica, non facciamo una passerella, facciamo politica. Quindi l'azione politica viene ricordata, e siccome tante cose sono state viste dal punto di vista giusto, ok, sono convinto che si può continuare a fare un lavoro, maggioranza e opposizione, per il territorio, non per Comune di Roma, per il territorio dobbiamo difendere. Quindi votiamo contrari, Fratelli d'Italia. Bene, altre dichiarazioni di voto? Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Guido. Grazie Presidente, ringrazio tutte le forze di opposizione. Colpa mia, e non possiamo, dobbiamo ancora decidere di mettere il parere, sì, sì. Quindi intanto si capisce che il parere, no, da questa parte, esatto, aspetto il suo intervento, grazie. Allora no, io stavo dicendo che ringrazio, molto le opposizioni per i consigli che ci danno, che si preoccupano su come dobbiamo votare, su come non dobbiamo votare, su cosa è giusto o sbagliato politicamente, su cosa è giusto o sbagliato tecnicamente. In realtà vi ringraziamo, ma non ne abbiamo bisogno più di tanto. Io comunque apprezzo il gesto sicuramente, però finisce lì, diciamo, il tutto. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, che riguarda quest'atto nello specifico, per me ha già parlato il Presidente Pompei quando ha introdotto l'atto, e lì resto. Sulla valenza politica io dico chiaramente che ormai, come avrete capito, non dobbiamo assolutamente dimostrare nulla a nessuno, siamo assolutamente liberi di pensare. Abbiamo fatto un atto già, una risoluzione da questo municipio che ricalcava il nostro pensiero, per l'appunto, su una definizione, su un'idea, su una visione di decentramento. La nostra visione di decentramento è piena. Questo atto che abbiamo oggi in votazione non, e all'interno dello stesso non si riscontra invece una forma di decentramento piena quanto quella per cui stiamo combattendo ormai da mesi e da anni. E rispondo anche su un altro aspetto, perché sembra che consigliandoci come votare e come no, l'argomento si sposti più sui rapporti tra la maggioranza del municipio e la maggioranza del comune. Io voglio solo ribadire che siamo qui evidentemente perché tutti parlano da molto tempo di decentramento, se stiamo qua ancora a parlarne è perché non si è mai fatto niente sul decentramento. A partire dal regolamento del 99, c'è giustamente prima il consigliere Pompei mi diceva che il contenuto di quest'atto è abbastanza tautologico, nel senso che quanto per noi attiene e al decentramento in questo caso sul verde non è molto dirimente rispetto al regolamento sul decentramento che attualmente è vigente. Per questo motivo io chiudo la mia dichiarazione di voto, Presidente, dicendo che come segno sulla delibera, che sarebbe quello che avremmo dovuto mettere in commissione, il gruppo di maggioranza mette un segno negativo e che poi la votazione sarà positiva al parere negativo. Esatto. Io non credo ci sia bisogno forse di votare, questo lo vede lei, nel senso che la maggioranza su questo si è detta in questo senso, poi lei faccia le sue valutazioni tecniche di merito. E niente, noi continuiamo con una visione di decentramento che è forte e vorremmo raggiungere quel risultato lì, ecco, tutto ciò che è nel mezzo cerchiamo ovviamente di migliorarlo in maniera costruttiva, come sempre, grazie. Penso ci sia poco da valutare, si evince chiaramente che il parere è dalla maggioranza dei presenti
deve essere contrario o negativo alla proposta di delibera, quindi io diciamo intanto considererei si sia assolutamente contrario e procediamo alla votazione sulla delibera. Con... No, dichiarazione di voto ancora stiamo. Ah, va bene. Io avevo visto e lei l'aveva dichiarato all'inizio, stiamo semplicemente dicendo quello che va messo sulla delibera. Se però sì, è una novità. Assolutamente. Novità. Mi ha gentilmente chiesto di anticipare la mia nessun richiesta. Problema, grazie. Nessun grazie, problema. Grazie consigliere Toti, grazie. Vada consigliere Toti, certo. C'è la dichiarazione del capogruppo dei 5 Stelle che riprende, diciamo, quella che è stato sempre un indirizzo forte, io l'ho detto dalla candidatura mia da presidente del municipio, sul decentramento e sull'autonomia, un discorso forte che ha fatto sempre, fortissimo, che ha fatto Forza Italia all'interno di questo municipio, perciò ecco, io l'ho chiamate più volte timide le indicazioni di 5 Stelle, oggi mi sembra che siano un po' più, cioè rispetto alla timidezza si stanno avvicinando a un discorso forte rispetto al decentramento a livello municipale, perciò questo è un elemento di soddisfazione per Forza Italia e per me, perché voglio dire, io sono stato, e lo devo riconoscere e l'ho detto più volte, il primo e più forte, perché io non lo voglio ricordare sempre, sia nella proposta nel primo incontro che abbiamo fatto al municipio, la Presidente non ha parlato assolutamente di decentramento e voglio dire, questo ha un significato preciso, però viva Dio, meno male che oggi ci sia un discorso forte da parte di 5 Stelle qui del settimo municipio rispetto a questo, però chiaramente dobbiamo ribadire il vergognoso atteggiamento dei consiglieri del Movimento 5 Stelle a livello sprezzante nei confronti dei municipi e del decentramento, dei colleghi, dei vostri colleghi a livello comunale, che oggi comunque è stigmatizzato in modo negativo, perciò c'è una presa di posizione che io oggi definisco positiva da parte della maggioranza, che vota contro questa indicazione che viene dal Comune. A questo punto chiudiamo, c'è qualcuno che ancora non ha fatto dichiarazione di voto? Non mi sembra. Possiamo quindi scrivere finalmente passiamo alla votazione. Abbiamo una delibera con voto contrario. Chi è favorevole al voto contrario? Chi è contrario al voto contrario? Chi si astiene? Unanimità? Bene. Sì, il Consiglio approva il parere contrario sulla proposta di delibera con 17 voti favorevoli. Passiamo all'ultimo punto previsto per oggi ed è una mozione a firma Partito Democratico, mozione avente ad oggetto realizzazione e affissione di una targa contro la violenza di genere ed il femminicidio. Lascio la parola al relatore e vorrei ricordare a tutti che abbiamo qui una proposta di emendamento, andremo avanti come al solito con la discussione, poi verrà presentato l'emendamento da chi l'ha proposto, non credo che ce ne siano copie, l'emendamento è breve ma lo mettiamo lì a disposizione per chi volesse leggerlo senza fare copie, è veramente molto breve, è un emendamento aggiuntivo, verrà poi presentato e votato e voteremo alla fine la mozione, capiremo poi se è emendato o meno. Andiamo avanti e lascio la parola al relatore, consigliera Vitrotti. Sì, grazie Presidente. Abbiamo deciso di sottoporre all'Aula questa proposta, questa mozione. Non siamo vicini al 25 novembre, che è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, siamo lontani da qualsiasi altra celebrazione, ma è necessario comunque porre all'attenzione dell'Aula. Continuare a porre all'attenzione delle aule istituzionali l'attenzione su un tema che purtroppo invece continua a diventare una continua preoccupazione per il nostro paese,
e non mi piace chiamarlo un fenomeno sociale perché non lo definisco e non lo ritengo così, ma credo che sia uno dei più grandi, una delle più grandi questioni sociali, civili e di cittadinanza che il nostro paese si trova davanti e deve sapere affrontare. Siccome ritengo dall'inizio che questo sia un tema del quale la politica si deve occupare concretamente, e perciò mi dispiace molto sapere che quei fondi che erano a disposizione proprio per il contrasto alla violenza di genere non sono, che erano già stati stanziati in bilancio, non sono stati ancora girati alle regioni. Questo è un problema, perché se non ci sono le risorse economiche non ci sono gli strumenti per mettere attorno ad un tavolo tutti gli stakeholder interessati ad attivare delle procedure utili per avanzare anche delle proposte sui territori di contrasto alla violenza di genere, perché non basta la sensibilizzazione, perché non è solo un problema culturale, perché attorno al problema culturale si devono costruire delle risposte politiche che passano anche per strutture che sappiano accogliere, strutture che sappiano rispondere alla violenza e siano anche degli argini per proteggere le donne. Lo dico proprio oggi perché quest'Aula già si è impegnata con una vittima che è Pamela Mastropietro. Sapete che ieri c'è stata la prima sentenza di primo grado che ha confermato l'ergastolo. Pamela, oltre ad aver avuto una morte particolare, è stata anche una vittima di violenza. L'accusa dice che è stata usata come un giocattolo e mi piacerebbe che questo Consiglio mettesse, esattamente come stanno facendo tante altre amministrazioni comunali, nel 2013 questa proposta nasce all'Aquila, è un'idea che si chiama una targa per la vita e vuole mettere, diciamo, bene in evidenza in un'aula istituzionale come sono quelle dei consigli comunali e dei consigli municipali nelle circoscrizioni, nelle altre province, nelle altre comunità locali, di fermare un attimo l'attenzione su un problema dal quale non possiamo mai distrarci. La politica non si deve mai distrarre, sarebbe meglio. E quindi la richiesta è semplice, ma è non solo simbolica, diventa anche un monito per chi dopo di noi magari entrerà qui. E pertanto chiediamo di impegniamo la Presidente e l'assessore competente ad aderire alla campagna nazionale Una targa per la vita, con l'affissione presso l'aula consigliare del municipio Roma 7 di una targa per dire no al femminicidio e alla violenza di genere, con la seguente dicitura: in memoria di tutte le donne morte per mano violenta di chi diceva di amarle. Municipio Roma 7, è una targa che è già stata messa in diverse aule municipali, nel primo municipio, ma so che anche in terzo municipio, so che anche altri municipi si stanno attrezzando per sostenere questa proposta, che la città di Roma diventi anche un centro di riflessione permanente e permettetemi di dire e di lanciare nuovamente l'attenzione su quei luoghi delle donne che sono in una situazione di difficoltà. Parlo di Luce e Siesta per il nostro municipio, parlo della Casa Internazionale delle Donne che si trova in una situazione di difficoltà, ma che sono un presidio di cultura femminile, di argine contro la violenza contro le donne, e sono anche un sostegno per quegli uomini che hanno avanzato già forme di violenza e che lo hanno capito, parlo degli uomini maltrattanti. Ne abbiamo qui nel nostro municipio
e molto se ne è occupato anche con alcuni seminari il team di psicologhe e psicoterapeute che ci sono nella Casa Internazionale delle Donne. Penso che di questo anche abbiamo bisogno, penso che siano dei momenti in cui le aule consiliari devono dare delle risposte e dei segnali, e credo che su questo non ci debba essere, come già è successo, una distinzione politica, ma bisogna andare dritti all'obiettivo e cercare di marciare uniti. Grazie. Altri interventi? Consigliera La Zazzera. Grazie Presidente. Volevo ricordare che ieri per Pamela sono stati dati, è stato dato l'ergastolo e 18 mesi di isolamento. Io sono d'accordo, perché ogni simbolo, ogni targa, qualsiasi cosa scuoti le coscienze o attiri l'attenzione della gente su questa tematica, vada bene. Quindi io sono d'accordo per l'affissione di questa targa. Volevo ricordare che noi come commissione elette prima pari opportunità oggi abbiamo comunque presentato degli atti di indirizzo per la promozione di percorsi informativi di sensibilizzazione, di formazione e informazione per le scuole. L'abbiamo fatto con la campagna della Polizia di Stato che sta lavorando. Abbiamo anche presentato un piccolo strumento che si chiama il violentometro, che si sta distribuendo, che la polizia sta distribuendo, adesso vedremo i feedback, e anche questo è comunque un aiuto, un piccolo aiuto per emarginare un pochino, oppure per la violenza, quindi per accorgersi un pochino chi si ha vicino. Quindi d'accordissimo su questo. E colgo l'occasione di questa della presentazione di questa targa, quindi contro la violenza, ma contro ogni tipo di violenza. Lo penso già da tempo, per chiedere a tutti voi, a tutto il Consiglio, di dare solidarietà ad una donna che da circa 3 anni, da quando è diventata sindaca di Roma, subisce oltraggi, offese, atti sessisti, derisioni ed ora anche minacce. Io chiedo a tutti, a parte che è la sindaca di tutti e va bene, ma lo chiedo come donna, di essere solidali, quindi chiedo a tutti voi di essere solidali affinché finisca questa violenza verso questa donna. Grazie. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono interventi andiamo in dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto. Ah sì, l'emendamento. Presentato da lei, quindi lo presenti tranquillamente. Cosa? Si può emendare. La mozione si può emendare, da regolamento si può emendare la mozione, ogni atto è emendabile, questo anche sul regolamento di Roma Capitale e sugli altri regolamenti. No, mi chiedevo solo se servisse la necessità di informare tutti i firmatari della mozione, siccome oggi manca la consigliera Biondo, io mi chiedevo solo questo, se era possibile, non ho detto no, se è necessario inserire, vista la firma di tutti gli altri consiglieri, informare anche loro, tutto qua. L'emendamento è qualcosa che viene posto in consiglio, quindi quando viene presentato viene votato da chi è presente, chi non è presente non lo vota, non è un accordo dei firmatari, è un emendamento come ovunque va presentato e votato in consiglio, quindi... E mi perdoni? Sì.
Io chiederei la conferenza di capigruppo, perché non sono sicuro di questi, perché ci è capitato altre volte, perlomeno abbiamo telefonato al primatario. No, no, glielo spiego subito, è cambiato il regolamento nel frattempo. Sì, però abbiamo avuto tutto e mezzo. Se ne volete discutere, per me nessun problema, però è capitato altre volte quando il regolamento abbiamo telefonato, si ma ricorda? Quando il regolamento era diverso, c'era bisogno dell'iniziativa dei firmatari e dell'accettazione di tutti i firmatari. Ad oggi abbiamo deciso, per semplicità, questo nell'ultima versione, di uniformarci al regolamento degli altri municipi e di Roma Capitale, quindi tutti gli atti sono emendabili. Essendo emendabili non è necessario informare nessuno, però io sono d'accordo sull'interruzione, assolutamente. Se siete d'accordo anche voi, per me si può fare un minuto di interruzione, nessun problema. Interrompiamo qui e va bene, direi che non c'è bisogno di una capigruppo, penso che vi potete accordare facilmente, insomma. Riapriamo e vi informo un attimino su quello che è risultato nella capigruppo. Allora, abbiamo ricordato il processo di elaborazione del regolamento municipale, il presidente della commissione ben ricorderà, abbiamo avuto un excursus nei 3 anni che aveva portato gli atti a non essere più emendabili, solo le delibere essere emendabili. Poi, in base al regolamento, ai pareri del segretariato che erano pervenuti, la segreteria ci aveva fornito, e in seguito a domande dirette al segretariato si era capito che poi anche negli altri municipi, anche al Campidoglio, no, le mozioni sono emendabili, quindi avevamo tolto dal regolamento la dicitura che solo le delibere sono emendabili, quindi tutti gli atti sono emendabili. Sembra non essere chiarissimo dal nostro regolamento che tutti gli atti sono emendabili, quindi una cosa che io invece vorrei chiedere alla segreteria è di prendere nota, perché piacerebbe non mettere più mano al regolamento, però mi rendo conto che laddove le cose non sono chiare sarebbe il caso di chiarirle al massimo, tanto stiamo rifacendo di nuovo la raccolta delle note che l'esperienza insegna. E un'altra cosa che mi è stato fatto notare anche da alcuni consiglieri dell'opposizione, che però reputo anche valida, no? Anche la maggioranza in fondo era d'accordo sul fatto che quando viene presentato un emendamento, l'emendamento possa essere aperto anche ad altri firmatari senza nessun problema, così come facciamo un po' con gli atti. Quindi laddove ci sia questa volontà di rendere partecipi gli altri dell'emendamento, si può fare, o lo chiedo io direttamente a quando mi viene presentato un emendamento, oggi non l'ho fatto, però insomma, se qualcuno lo vuole firmare, l'emendamento ben venga, non essendo un atto protocollato si può fare un emendamento che può essere diciamo condiviso con chiunque voglia firmarlo. Questo è quello che è emerso dalla capigruppo. Quindi tornando, se il primo firmatario, scusi presidente, se sì, il primo firmatario dell'emendamento è d'accordo. Sì, questo volevo dire, che se il primo, quindi facendo un po', tornando indietro, io ricordo ad oggi che l'emendamento che è stato presentato è della consigliera Lazzazzera. Io adesso direi che le decisioni vengono prese, sono, diciamo, tutti sono d'accordo, direi che è il caso di renderle subito immediatamente esecutive. Se lei vuole aprire l'emendamento diciamo alla firma di altri, guardi, lo stiamo facendo, consigliere Toti, quello che lei ha detto l'abbiamo preso per buono. Quindi allora, l'emendamento io intanto l'avevo fatto mettere qua, quindi chiunque voleva leggerlo poteva leggerlo. Questo l'ho detto all'inizio, appena presentato, stavamo parlando eravamo in discussione e presentazione dell'emendamento. Io direi che avevo invitato anche le opposizioni a leggere l'emendamento. Io posso lasciare tranquillamente anche altri 5 minuti. Consigliera Lazzazzera, se lei è d'accordo possiamo aprire l'emendamento alla firma. Benissimo. Ecco. Sì, l'ho chiesto apposta, come ha detto lei, consigliere Toti, quindi io direi che è giusto e sacrosanto, facciamolo.
Allora, ritorniamo alla presentazione dell'emendamento per consigliare alla Zazzera. Lei stava dicendo appunto questo emendamento, da che cosa nasce? Niente, praticamente volevamo aggiungere alla frase già in essere, se la posso leggere quella da aggiungere, perché mi sembra più completa e dà proprio il senso, cioè quello che è questa qui, affinché, allora, in memoria di tutte le donne morte per scusate, non ci vedo. In memoria di tutte le donne morte per mano violenta di chi diceva di amarle, di aggiungere la frase che affinché le loro storie non affondino nel silenzio ma risveglino coscienza e civiltà. Cioè quello che noi vogliamo fare anche apponendo questa targa è proprio risvegliare le coscienze, attirare l'attenzione delle persone, quindi la seconda frase mi sembra che dia più senso a questo. Allora, a questo punto ci sono le dichiarazioni di voto sull'emendamento, ci sono dichiarazioni di voto? Consigliera Vitrotti. Non è tanto, diciamo, un problema di... è che si è deciso ovunque di uniformare, proprio perché era nata da una, come dicevo prima, all'Aquila, insomma, cercare di dare per tutti i comuni d'Italia lo stesso segnale, con le stesse parole, con un'indicazione chiara e senza, e appunto più istituzionale. È ovvio che quello che c'è dopo rende certamente maggiormente l'idea di quello che si vorrebbe dare, quindi assolutamente non c'è alcun problema di inserire nella mozione da noi presentata quest'ulteriore specifica, sarà un di più diverso dagli altri comuni, ma il senso è chiaro, quindi siamo favorevoli. Altre dichiarazioni sull'emendamento? Votiamo l'emendamento. Sì? Grazie Presidente, colleghi consiglieri, solo per spiegare la richiesta di aggiunta di questa frase all'atto, è semplicemente per riportare quanto è stato scritto. Diciamo in occasione proprio della ricorrenza dell'Aquila, cioè la parte che noi chiediamo di aggiungere sull'iscrizione della targa è proprio quella, diciamo, che segue l'incisione nella sala Ignazio Silone. Quindi chiediamo semplicemente di aggiungere questa parte per riportare fedelmente quello che è stato scritto all'Aquila, non per altro. Grazie. Allora, ci sono altre dichiarazioni o andiamo a votazione? Votiamo, favorevoli all'emendamento? Contrari? Astenuti? Benissimo, è l'unanimità, quindi la mozione viene emendata e con unanimità con 19 voti favorevoli. E adesso ci sono dichiarazioni di voto sulla mozione modificata, emendata. Consigliera, sì. Si è alzato prima Giuliano, consigliere Giuliano. Che cavalleria. No, non l'ho vista perché c'ha solo i capelli da cavallo, si è fatta la coda adesso, io il cavallo prima non l'avevo visto, quindi pensavo che non intervenisse più la collega, poi oggi troppo spazio con la che abbiamo dato, Allora, sì, vedo che la maggioranza in questo Consiglio si è, diciamo, riappacificata e su temi così importanti, sì, a volte mi fate il mal di testa perché questo, vedo, lascia, prendi, amore, odio, però quando ci sono questi temi ovviamente secondo tutti dovrebbe essere una cosa talmente, no? Neanche l'acqua gassata, l'acqua liscia dovrebbe essere una cosa proprio talmente naturale che le cose vanno avanti e dovrebbe essere così, tanto più che dovremmo mettere in evidenza ovviamente proprio la violenza in genere, no? Quindi dobbiamo essere
forti, contrari, determinati contro la violenza in genere, quindi tutti i tipi di violenza, e quindi anche compresa quella, ovviamente, quella alle donne e, alla, e anche quelle appunto alla violenza di genere, ovviamente. Quindi non siamo contrari come Fratelli d'Italia, ci mancherebbe altro. E non so adesso nell'aula dove andrà messa questa targa, mi immagino una posizione visibile, ok, e che comunque renda merito. Poi la sfumatura del 5 Stelle, aggiungere quel pezzo di frase, la vedo proprio una cosetta proprio fatta bene, insomma, perché determina, come si dice, completa ovviamente una richiesta del Partito Democratico e la fa più personalizzata, e quindi ci sta. L'importante è che comunque il fine sia lo stesso, ok? Quindi sia ci si possa percorrere la stessa strada, cercando di evitare e di essere propositivi e di aiutare a che queste cose non possano più avvenire, quindi con tutti i mezzi possibili. Quindi Fratelli d'Italia è d'accordo alla mozione. Altre dichiarazioni di voto? Sì, consigliere Vitrotti. Sì, grazie Presidente. L'ho detto quando ho presentato l'atto e magari è sfuggito a un'aula e all'altra parte no, magari si era distratto o non c'era in aula. Insomma, la volontà di mettere una targa istituzionale non è per adeguarci a dei modelli che sono stati proposti, ma è per dare un segnale in un momento in cui in particolare la città di Roma sta vivendo, ho fatto un esempio eclatante per quello che è successo ad una concittadina del nostro municipio che è stata ricordata e alla quale abbiamo anche dato un supporto e un riconoscimento, ma è perché è necessario che le istituzioni in modo univoco, senza distinguo, quindi senza starci troppo a differenziare, anche nella città di Roma, a partire dal basso e quindi dai municipi, e è quello che è già successo in alcuni municipi, appunto con quella dicitura che come gruppo avevamo sottoposto, si arrivasse a dare un segnale molto esplicito. E questo lo dico, mi fa piacere che la consigliera Lazzazzera abbia aperto la discussione sulla solidarietà femminile, perché personalmente come capogruppo del Partito Democratico di questo municipio, quando la sindaca Raggi è andata a Casalbruciato, io le ho dato la mia solidarietà, cosa che non ho visto fare in altre occasioni, cosa che non ho visto fare dalle altre forze politiche che invece erano lì e facevano altro. E mi fa piacere se mi dà questa possibilità di dirlo in aula, perché io li uso poco i social e faccio anche pochi comunicati, però quando c'è stato quell'atto, quelle minacce, quando ci sono stati titoli di giornale, quando ci sono state addirittura prime pagine di alcuni quotidiani nazionali che hanno beffeggiato la sindaca donna in quanto donna e non perché competente o meno, beh, il Partito Democratico però c'è sempre stato. E quindi quella condanna la faccio sempre, la facciamo sempre. Se questo è un ulteriore segnale per dire che c'è una possibilità di confluire per dei ragionamenti, io credo che quello sia, sì, consigliere Giuliano, il terreno sul quale non ci dobbiamo dividere. No. Questo non vuol dire che siamo diventati maggioranza, perché noi non siamo mai stati, perché qualche consigliere ci ricorda che stiamo bene all'opposizione. Per ora noi, più tardi vedremo. Detto questo, ovviamente l'abbiamo presentata come gruppo del Partito Democratico e siamo assolutamente favorevoli, e ci pare già di capire che se l'Aula l'accoglierà con favore, con un'unanimità e quindi con un parere favorevole, saremo insieme in una battaglia importante. Grazie. Come Forza Italia senz'altro ribadiamo il discorso contro la violenza di genere e contro il femminicidio, però io voglio ricordare, anche se questo è un problema gravissimo, questo del femminicidio in Italia, che io avrei fatto più richiamo contro tutte le violenze.
cioè non soltanto contro la violenza verso le donne, che è veramente disgustosa, oppressiva, vergognosa, chiamiamola in tutti i modi, ma ugualmente vergognosa è la violenza che c'è all'interno ad esempio delle scuole, col fenomeno del bullismo, ma non solo dentro le scuole, anche fuori dalle scuole, la violenza politica che è presentissima anche in questa città, la violenza dei stadi, la violenza grave all'interno dei social. Diciamo che io avrei fatto una targa, non discutendo l'importanza di questo tipo di targa, ma su un discorso più generale, contro ogni violenza. Questo è il discorso che noi, io penso, dobbiamo ricordarci e mettere sempre al centro, contro ogni violenza. Indipendentemente ci sono anche violenze delle donne nei confronti degli uomini, anche se sono fortemente minoritarie. Diciamo che la violenza è una violenza veramente disgustosa, ma non esiste soltanto rispetto a questo, e c'è violenza rispetto alle donne, c'è una violenza grave, come ho detto, ma ci stanno tanti altri tipi di violenza che non possono essere ignorati. Allora io dico, se c'era da porre una targa, e io sono favorevole e voterò a favore, però dovevamo fare un passo più avanti, dovevamo fare un passo più forte, più importante, facendo all'interno di quest'aula e mettendo una targa contro tutte le violenze. Sì, ce ne sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, non scenderò assolutamente sul terreno delle polemiche che qualcuno ha cercato di sollevare anche affrontando un tema così rilevante e delicato. Quello che dirò è che noi sposiamo il concetto che il consigliere Toti voleva far passare, il fatto di essere contrari ad ogni tipo di violenza. Credo che nessuno in quest'aula sia a favore di nessun tipo di violenza, però permettetemi di dire, non cerchiamo di fare di tutta l'erba un fascio, cioè in questo momento e con questo atto stiamo cercando di affrontare una tematica specifica, che è quella della violenza di genere e del femminicidio, che ci ha visto più volte impegnati su questo fronte, ma già da inizio consiliatura, penso ai centri antiviolenza, penso alle tante iniziative che sono state effettuate e a volte anche condivise dalle opposizioni. Ci siamo occupati di violenza nel momento in cui abbiamo celebrato la giornata contro l'omotransfobia, l'installazione che abbiamo fatto, il giardino Rainbow, quindi diciamo che un po' per volta abbiamo cercato di affrontare varie tipologie di violenza, però in questo momento secondo me è importante, anche per non snaturare quest'atto e il significato che con quest'atto si vuole far passare, di rimanere su questo tema specifico. Certo è che come maggioranza noi rimaniamo sempre disponibili ad affrontare altre discussioni sullo stesso tema anche da altre prospettive, ascoltando quelle che sono le proposte da parte delle opposizioni. Sull'atto in se stesso, che dire, noi l'abbiamo condiviso, lo voteremo favorevolmente, perché a differenza di qualcun altro noi non guardiamo il simbolo che sta sull'atto, ma approfondiamo il suo contenuto, e se lo condividiamo e sta nelle nostre corde, noi lo votiamo favorevolmente, perché non importa chi presenta una proposta, l'importante è il contenuto. Se il contenuto è condivisibile, noi l'abbiamo fatto in passato e lo faremo anche oggi, lo sottoscriviamo assolutamente. Ribadiamo che ci sembra importante aver aggiunto quella parte attraverso l'emendamento, e ringrazio tutte le opposizioni per aver votato favorevolmente, non perché volevamo metterci la firma, ma semplicemente perché non volevamo, proprio per dare un senso di
di conferma anche del primo gesto che fu fatto all'Aquila di riportare fedelmente la trascrizione che era stata decisa in quella occasione e che secondo noi rafforza anche il concetto che si vuole esprimere. Quindi il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente. Grazie Presidente. Sono state fatte tutte le dichiarazioni di voto, allora procediamo con la votazione. Favorevoli? Presenti? Io no. Contrari? Astenuti? Venti voti favorevoli, il Consiglio approva la mozione. Chiude qui, sono le 16:40, 41.